La perturbazione che attraversa l'Italia non deve creare confusione tra meteo e clima, che non sono sinonimi. Si tratta invece di una breve parentesi e le previsioni già parlano del ritorno dell'alta pressione che spazzerà via le nuvole e con loro la desiderata pioggia. Quest'inverno poco piovoso non ha ricaricato le riserve, fiumi, laghi, falde e sta creando le premesse per una primavera e un'estate siccitose. Una proiezione che si basa su tre parametri: l'accumulo di riserva nei laghi, il livello della falda in pianura e l'altezza del manto nevoso. E anche su quest'ultimo elemento l'inverno è stato avaro, soprattutto nei settori centrale e occidentale delle Alpi, come mostra la mappa CNR IRPI, e in Valle d'Aosta l'ARPA ha registrato una diminuzione della neve come non si vedeva da 20 anni. Quello che stiamo osservando è un assaggio di quello che ci aspetterà per i prossimi anni e i prossimi decenni: temperature più calde e grossa variabilità nella quantità di precipitazione tra un anno e l'altro. La neve di oggi è l'acqua di domani. Conoscere la quantità d'acqua che abbiamo in montagna è fondamentale, perché viene rilasciata durante la stagione primaverile estiva in tutta quanta la pianura, quindi è fondamentale poter disporre di strumenti che in tempo reale ci fanno comprendere la disponibilità di risorse che abbiamo in modo tale da poterla gestire in modo ottimale. Allo stato attuale le riserve d'acqua sono in crisi, quindi ora più che mai questa risorsa va usata con attenzione, senza sprechi.